No, ho provato, cioè, sinceramente ho pensato proprio a lei, perché cioè, i cantanti, gli artisti non dovrebbero mai morire, non esiste in tutto il mondo, solo in Italia, dopo 3 mesi non si ricordano più niente. Invece io ho pensato, è una cantante che ha un causto, quindi la voce è molto simile, eccetera, eccetera. Io voglio portarla in giro ancora per farla vivere, perché comunque vive comunque con le sue canzoni, ma se uno vede, le sente, risente le canzoni, perché non tutti ricordano, per esempio, che lei ha una fidanza, sì, ma 4 vestiti, a meno che non abbiano la mia età, se no certe canzoni sono proprio finite nel dimenticatoio. E quella dell'Eneide, che è praticamente sconosciuta, sta a voler significare che qualcuno che viene lì, che magari ha 20 anni, che conosce la Finlandia piuttosto che Alexanderplatz, sa che esiste anche quella cultura, quella canzone, e allora la va a scoprire, la fa vivere, la fa rivivere. Beh, ma a me è stata un interprete della canzone, non solo un interprete della canzone italiana, no? Delle canzoni, diciamo, internazionali, ha cantato canzoni francesi, ha cantato la greco, tedesco. Ecco, quello che colpisce soprattutto di Minfa, quando uno ascolta, a parte la voce particolare, eccetera, ma è quel suo impegno civile, sì, no? Che lo ritrovi non solo nelle canzoni più prettamente, tra virgolette, politiche, no? Fred, certo, Alexanderplatz, ma anche nelle altre canzoni. Sì. La ritrovi comunque, perché lei è stata una delle pochissime cantanti e personaggi, e anche essere umano, che non ha mai tradito se stessa. Cosa che invece tu vedi ogni giorno, uno prima di qua, poi passa di là, poi vede di qua. Invece lei ha avuto questa, la certezza di quello che lei voleva, sia politicamente, sia musicalmente, perché quando veniva interpellata per fare una certa cosa, diceva no o diceva sì, ma se era sì, non dormiva, per onorare quello che era questo tipo di nuovo lavoro. È questo che io amo di Milva e che ho amato sempre. Abitavamo vicino di casa, quindi la incontravo, l'ho incontrata in tante tradizioni, con limiti, eccetera, eccetera. E siamo rimaste sempre buone amiche, senza essere quelle che si sentono ogni giorno, eccetera. Però siamo rimaste buone amiche dal 70, 71, da quando ho avuto l'onore di incontrarla e di poter stare con lei insieme. Poi ci siamo incontrate dappertutto, l'ho incontrata perfino, l'ultima volta l'ho incontrata a Tunisi, per dirti, quindi ti parlo di 10 anni, 12 anni fa, a Tunisi, ma mi sembra di conoscerlo, oh ciao, 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 per dire, quindi è stato un onore per me, ed è un onore portare in giro queste canzoni, questo spettacolo, che per me forse sono l'unica che lo ama, però per me è bellissimo. Ma a me, vedendo il tuo spettacolo, mi ha un po' richiamato alla mente quello che è chiamato il teatro canzone. Sì. Perché non sono solo canzonette, diciamo, come si dicono, ma sono delle canzoni che però esprimono all'interno una filosofia, un modo di vivere, un modo di sentire. E poi soprattutto
quello che è importante di Milva è stato che lei non ha mai disprezzato le canzonette. No, infatti. Cioè, questo... Infatti lei con la Filarda, che avrebbe potuto benissimo non farla, comunque nei concerti anche di Brecht, di Hügel, a un certo punto cantava la Filarda perché e la gente la adorava per questo, perché non rinnegava. Cioè, capito? Pur facendo Brecht, facendo Theodorakis, tutti questi grandi musicisti, non rinnegava quello che era. Non dimentichiamo che Milva è quello che ha portato un bel bracciale a questa risperanza. Sì, questa è vero. Certo. Cioè, cantare una canzone politica, che è politica, certo. In un mondo di canzone. Ma io non a caso ho messo Bella Ciao e Che Guevara attaccate, perché erano... Lei ha fatto anche quella del Che nel 74-75, era ancora fianco in meno la televisione. E questo infatti le rende onore.